di Opto YouTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del PPC Test o del punto prossimo di convergenza, ovvero quel punto nello spazio prossimale oltre il quale non è più possibile avere una visione binoculare singola, e quindi quel punto oltre il quale il nostro sistema visivo non è più in grado di mantenere una visione binoculare singola. Fondamentalmente il test si esegue pienamente nello spazio binoculare, e quindi in campo binoculare, con l'esaminatore che si siede di fronte all'esaminato e il target è una pallina di Wolf, viste le sue caratteristiche oltre che di sfericità anche di specularità, e quindi consente all'esaminato di specchiarsi all'interno, quindi per attrarre maggiore attenzione e concentrazione nei confronti del target. A questo punto l'esaminatore pone il target in maniera simmetrica rispetto al corpo dell'esaminato e precisamente sul suo piano sagittale, e lo muove lungo il suo piano sagittale partendo da una distanza di circa 50 cm e avvicinandosi. Nella fase di avvicinamento l'esaminatore chiede all'esaminato quando vede il target e se lo vede annebbiato, poi quando lo vede e se lo vede doppio, e poi con un movimento di ritorno, e quindi di avvicinamento a sé, l'esaminatore chiede all'esaminato quando avviene il recupero della visione binoculare singola. Dunque, adesso a questo punto entrambi, tutti e tre i risultati vanno annotati, quindi sia quello di annebbiamento, quello di rottura, ovvero di visione doppia, e poi quello di recupero della visione singola binoculare. E questo, diciamo, triplo risultato costituisce il risultato del PPC test. Ora, ognuno delle componenti di questo risultato ha un suo significato. Infatti l'annebbiamento è praticamente il punto nello spazio in cui il legame fra accomodazione e vergenza cambia, si va, diciamo, quasi a deteriorare, a perdere. Poi c'è il punto di rottura, quello in cui si ha la visione doppia, che è il punto dello spazio in cui il nostro sistema visivo dal punto fusionale non è più in grado di mantenere una visione binoculare e quindi diventa una visione bioculare, e quindi c'è diplopia. E poi praticamente abbiamo il recupero, che rappresenta da un punto di vista funzionale la soluzione che il nostro sistema visivo offre per recuperare praticamente la visione binoculare singola. Vi possono essere alcune situazioni, diciamo, un po' più particolareggianti in cui il PPC comunque si arriva fino al naso e l'esaminato non percepisce diplopia né annebbiamento, ma notiamo una deviazione di un occhio. In quel caso sta sopprimendo, e praticamente è avvenuta una deviazione per cercare di mantenere una visione pur sia singola, però con, diciamo, alcuni cali di performance. Infatti siamo passati da una visione binoculare ad una monoculare, anche se non ha percepito, diciamo, la diplopia. In quel caso deve essere annotata praticamente la distanza, o meglio il punto dello spazio in cui avviene praticamente la deviazione, quella sarà la rottura, e quindi viene annotato fondamentalmente come dato di VPC. Poi può succedere anche che l'esaminato, durante il movimento di avvicinamento adesso da parte del target, si sposti in qualche direzione oppure indietreggi, e tutti quei movimenti devono essere praticamente annotati come, diciamo, pseudo dato di rottura, perché l'esaminato li impronta proprio per evitare la visione doppia. Sono, diciamo, un primo elemento di disagio che può essere sempre annotato. Poi il PPC, per essere, diciamo, considerato normale, deve praticamente arrivare al naso, il target, e quindi si trova a 2 o 3 cm dagli occhi, oppure per essere considerato sufficiente, diciamo, fra 5 e 6 cm dal naso,
mentre un PPC completamente insufficiente si ha per valori maggiori ai 10 cm, ad esempio nelle insufficienze di convergenza. Dunque, questo è tutto per il PPC. Se vi è piaciuto questo video lasciate tanti like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella OPTO-STYLE!